Siamo dati in Gesù e Maria. Senti, siamo lodati. Oggi la Chiesa, fratelli e sorelle carissimi, celebra la festa di due apostoli che sono San Filippo, quello che ha interrogato Gesù nel Vangelo, abbiamo sentito, gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta, e poi San Giacomo, detto il minore, e di cui ha parlato San Paolo nella prima lettura quando narra l'apparizione di Gesù risorto, dice che è apparso a Cefa, cioè a San Pietro, ai 12, e poi inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Giacomo è appunto questo Giacomo il minore. Chi era Giacomo il minore? Ci sono due Giacomi di gruppo apostolico: il maggiore, chiamato anche Giacomo di Zebedeo, che era il fratello di San Giovanni evangelista, erano i figli di Zebedeo, e poi c'è Giacomo il minore. Giacomo il minore, che era il fratello di San Giuda Taddeo, il Giuda buono del gruppo dei 12, erano i figli del fratello di San Giuseppe, cioè erano i cugini di Gesù, anche se non carnali, perché sapete che San Giuseppe era il padre putativo di Gesù non reale, però erano cugini. Il fratello di Giuseppe, Alfeo, il fratello di carne, era il padre di San Giacomo e di San Giuda. Quindi sono cresciuti insieme a Gesù. Allora, che cosa hanno fatto questi apostoli nella loro vita, no? Filippo era originario della città di Bethsaida, la stessa città dove San Pietro aveva la sua azienda, come si dice l'azienda dei pesci, insomma, ittica, ecco, la sua azienda ittica, e insieme a Sant'Andrea. San Filippo era già stato discepolo di San Giovanni Battista, fu tra i primi a seguire Gesù, e poi vedremo, secondo la tradizione, dopo l'ascensione di Gesù, evangelizzò quella parte dell'Oriente dove abitavano i Sciti e i Parti, quindi abbastanza ad Oriente. Mentre San Giacomo il Minore, il cugino di Gesù, ebbe un ruolo importante proprio a Gerusalemme, perché fu il primo vescovo di Gerusalemme, quindi dopo l'ascensione al cielo e di Gesù, prese la cattedra di Gerusalemme e rimase in Gerusalemme a fare il vescovo fino alla sua morte, che adesso vedremo in martirologia più drammatica. Tra l'altro San Giacomo Apostolo è l'autore di una delle lettere cattoliche del Nuovo Testamento. Sapete che c'è la lettera di San Giacomo Apostolo. Ecco. Nel Nuovo Testamento questo San Giacomo viene chiamato il fratello del Signore, non il fratello di Santo, perché voi sapete che tra gli ebrei c'era questa consuetudine di usare il termine fratello anche per la famiglia allargata, quindi non era il fratello germano, diciamo noi, di Gesù, ma era appunto il cugino, figlio di Alfeo, secondo le scritture. Che fine hanno fatto questi nostri due cari grandi? Ecco, hanno fatto una fine abbastanza drammatica, tutti e due, perché Filippo, qui passo alla lettura del martirologio romano, dopo aver convertito quasi tutta la scienza alla fede di Cristo, lavorò molto per Gesù, da ultimo presso Gerapoli, città dell'Asia, fu dapprima confitto in croce e poi oppresso con i sassi, e si riposò con la fine gloriosa, quindi l'hanno crocifisso e lo hanno finito mettere in croce attraverso la lapidazione, mentre era crocifisso. Giacomo poi, il quale è detto anche il fratello del Signore, il primo vescovo di Gerusalemme, che cosa gli hanno fatto? Lo precipitarono dalla sommità del Tempio. Voi sapete che a Gerusalemme c'era il Tempio. Vi ricordate quando il diavolo andò a dire a Gesù, buttati dal pinnacolo del Tempio e vediamo se vengono gli angeli a prenderti? A San Giacomo hanno fatto esattamente questo. L'hanno portato nel punto più ampio del Tempio e l'hanno buttato di sotto. E precipitarono dalla sommità del Tempio e gli si ruppero le gambe. E per finirlo lo percossero in testa con un palo da lavandaio. Quindi lo hanno finito a bastonate sulla testa. E fu ivi sepolto non lontano dal Tempio. Ecco, voi sapete che gli apostoli, tranne San Giovanni, sono tutti quanti morti glorificando Dio con il martirio. Noi qui abbiamo, come sapete, il martirio di San Bartolomeo, e lì c'è una cappella che è dedicata a Sant'Andrea Apostolo, anche se non abbiamo dipinti o resti dell'apostolo Sant'Andrea. Come ogni festa dedicata agli apostoli, ci viene ricordato fondamentalmente la loro missione. La loro missione, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, è di annunziare al mondo che Gesù è la via, è la verità, è la vita. Cioè, cosa significa questo?
che nessuno può conoscere veramente Dio né la salvezza se non accoglie Gesù, che è l'unica via che ci conduce al Padre. Inoltre nessuno può conoscere la pienezza della verità sull'uomo, sul mondo, sul bene e sul male se non accoglie Gesù, che è la verità e l'ha annunciata la verità. E inoltre nessuno può avere la vera felicità in terra né in cielo se non accoglie Gesù, che è la vita, vita in senso profondo, vita dell'anima intesa come pienezza della gioia che tutti quanti gli uomini cercano, ma che fuori di Gesù non si trova. E assicuro, fratelli e sorelle carissime, se faceste il sacerdote sareste più sicuri di questi che vede, per un sacerdote ascolta in continuazione vicende, esperienze di vite molto tribolate, molto travagliate, con tanti guai. Cosa c'è di sempre uguale in tutte queste vite così tanto tribolate? Che purtroppo Gesù non c'è o per niente o quasi per niente. Rimaniamo per mezzo di Maria Santissima, che ci porta sempre Gesù, a Lui uniti. E in questo mese chiediamo in particolare che sia lei la via che ci porta a Gesù, che a sua volta è via che ci porta al Padre. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.